Buonasera, benvenuti all'incontro di questa sera di Focus 3.0 Astrolab. Saluto direttamente dall'Associazione Culturale Mediocielo Rocco Pinneri. Buonasera. Ciao Sergio. Rivolgiamo anche un saluto a Enrico Ballantini e ovviamente a Anna Tamburini Torre che ospitano questa nostra rubrica. Diversi temi di questa sera. Parleremo di un pochino di astrologia collettiva, prendendo spunto dai fenomeni verificatesi in questa parte di dicembre. Eclissi solari di oggi e congiunzione Giove-Saturno che avverranno il 21 dicembre nel segno dell'Acquario. Diverse le tematiche, riprenderemo invece a coinvolgere chi ci segue con la lettura dei loro temi da gennaio. Invece a questo punto passerei la parola a Rocco. Ecco, grazie Sergio. Sì, allora questa sera parleremo di astrologia collettiva. Due parole, insomma, per parlare delle tre grandi aree coperte dall'astrologia. L'astrologia genetliaca si occupa dello studio dei temi individuali, quella cattolica o collettiva o mondiale si riferisce e studia naturalmente i fenomeni collettivi, e poi c'è anche l'astrologia oraria che invece viene utilizzata per rispondere delle domande secche su delle questioni specifiche, che possono essere sia di carattere personale che collettivo. Che rapporto c'è tra le diverse astrologie? Intanto l'astrologia collettiva è quella a cui va subordinato anche lo studio dell'astrologia individuale, perché i fenomeni di carattere collettivo naturalmente incidono in maniera significativa anche su quelle che sono le scelte personali, sul destino personale, e naturalmente anche sulle dinamiche, no, nelle quali ci troviamo coinvolti. E tu prima hai fatto riferimento a dei fenomeni che sono sicuramente molto, molto importanti e significativi. Tra l'altro, in questi giorni stiamo organizzando diversi incontri, ne abbiamo discusso con la nostra scuola più volte nel corso dell'anno, perché specialmente la congiunzione Giove-Saturno, a cui ho fatto riferimento poco fa, segna davvero il passaggio da una fase storica che è durata approssimativamente 2 secoli ad un'altra che accompagnerà, insomma, le persone particolarmente longeve insomma, seguire l'evoluzione di un percorso che precederà, ecco, l'avvento di un nuovo rinascimento. Purtroppo per noi, almeno io non credo di riuscire ad assistere a questo tipo di manifestazione, ma certamente chi verrà dopo di noi riuscirà a vivere questa esperienza particolare e interessante. Ecco, perché si parla anche delle eclissi? Perché le eclissi, assieme agli altri fenomeni astronomici, venivano utilizzate e studiate proprio per seguire il ritmo dell'evoluzione naturale, e il fenomeno delle eclissi era particolarmente significativo proprio perché dava la possibilità di assistere ad un fenomeno intanto particolarmente impressionante, e poi perché dal punto di vista simbolico aveva a che fare con, e ancora a che fare naturalmente, con l'interruzione del flusso luminoso. E in astrologia buona parte delle qualità che noi attribuiamo ai fenomeni e anche le qualità personali derivano in maniera diretta o indiretta proprio dalla luce. E allora un'interruzione del flusso luminoso veniva visto con spavento, con timore, e certamente rappresentava, veniva visto con una certa preoccupazione proprio perché segnalava un momento in cui il rapporto tra cielo e terra in qualche maniera veniva interrotto. E si è parlato di eclissi, ma l'eclissi non è stata visibile naturalmente dal nostro emisfero oggi, altrimenti ce ne saremmo accorti, ma soltanto da quello australe, quindi un'eclissi visibile in Sud America, ma anche se non visibile ci interessa in qualche modo perché si tratta di una fase lunare che precede l'inizio della stagione invernale, quindi ci aiuterà a ricavare una serie di informazioni sull'andamento della stagione che sta per iniziare, e soprattutto è un novilunio che segna anche l'inizio di questa congiunzione tra Giove e Saturno che ci accompagnerà naturalmente per un periodo piuttosto lungo. Sappiamo che Giove e Saturno si congiungono ogni circa 20 anni, però ripetono queste congiunzioni con questo ritmo per circa 2 secoli nei segni che appartengono alla stessa qualità. Quindi, prima di procedere, mostrerei una figura, anzi ne mostrerei un paio,
che ci aiutano a capire meglio effettivamente questo passaggio, questa dinamica, perché è molto importante, soprattutto per chi studia i fenomeni collettivi, ma anche per chi ha intenzione di comprendere più a fondo l'interazione tra collettivo, cioè tra dimensione collettiva e quella individuale. Allora, c'è una figura che è questa qui, che vedremo tra pochi istanti. Perfetto, allora ne approfitto intanto chiedendo a chi ci segue se appunto è in grado di visualizzare correttamente la figura che viene proposta. Intanto vai pure avanti. Benissimo, allora ritorno sulla condivisione. E questa figura, ripropone in maniera schematica, anche abbastanza confusa vista così, la rete di relazioni che esistono che esiste tra i singoli segni, tra i singoli elementi del cerchio zodiacale. Vedete all'esterno i singoli segni, ora cerco di passare col cursore sui singoli segni in maniera tale da aiutarvi a riconoscerli, parlo soprattutto per chi non ha competenze tecniche in campo astrologico. Questo è il segno dell'Ariete, questo quello del Toro, i Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, poi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Però, come vedete, ogni segno, ogni simbolo è caratterizzato da un colore particolare. In rosso vediamo i segni di fuoco, che sono Ariete, Leone, Sagittario. In verde quelli di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno, quelli d'aria sono di un azzurro chiaro, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, e in blu quelli d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Qui vedete all'interno dei triangoli, no? Che hanno lo stesso colore dei segni che abbiamo appena elencato, e qui trovate ancora tutta un'altra serie di relazioni tra le altre divisioni zodiacali che questa sera non guarderemo. Concentriamoci invece sui gruppi, sui quattro gruppi di tre segni che danno forma allo zodiaco. Perché danno forma? Perché a ognuno di questi segni corrisponde una qualità, e questa qualità viene declinata in tre momenti diversi, quindi la qualità fuoco viene espressa dall'Ariete, dal Leone, dal Sagittario in modo diverso, e nonostante ci sia una somiglianza, chiaramente le diversità sono legate alle differenti stagioni nei quali questi segni trovano espressione. Però c'è una qualità di fondo che le unisce, così come per quelli di terra, quelli d'aria e quelli d'acqua. Ora, perché è importante parlare di triplicità questa sera? Perché Giove e Saturno stanno per iniziare un ciclo di congiunzioni che si verificano appunto a intervalli di 20 anni circa, un ciclo di congiunzioni che si realizzano nei segni dello stesso elemento. Ora apro un'altra figura che mostra proprio questo tipo di distribuzione, così poi entriamo poi nel vivo. In questo momento devo ancora limitarmi alla descrizione del percorso. Ecco qui, dovremmo vederla tra poco. La vedete? Sergio, la vedi? Io non la vedo, vedo Ecco, due. molto bene. Allora la interrompo la condivisione, provo a riprenderla. Vediamo un po' se riusciamo a ricollegarci all'immagine. Eccola, Sì, questa è volta dovrebbe. arrivata. Adesso perfetto, la metto a piena pagina. Benissimo, allora in questa figura, in questa immagine, sono elencate le congiunzioni. C'è un no e vediamo se adesso quel no diventa sì, perché Vediamo magari se sì. Ok, vediamo se riesce a tradurre insieme, ma comunque vai tranquillamente avanti. io intanto cerco anche di controllare e di verificare se effettivamente stia andando la diretta, non riesco a vederlo, ma non importa, mi auguro di sì a questo punto. Comunque sì, penso di sì perché ci sono diverse persone collegate. Allora dicevo, in questa figura noi vediamo l'elenco, cioè la serie delle congiunzioni. Allora, il no è diventato un sì e poi un sì, quindi direi Perfetto, allora ci siamo. Se un zi va benissimo. Allora tutto dicevo, bene, qui abbiamo perfetto. la serie delle congiunzioni fatte da Giove e Saturno dal 1800 fino al 2200. Perché queste due serie? Perché la serie di terra, quella che è iniziata qui, nel segno della Vergine,
È andata avanti per circa 2 secoli, una congiunzione che ha segnato proprio il passaggio tra il periodo che ha visto le rivoluzioni europee, ricordiamo quella francese nel 1789, quindi poco prima. Dicevo, questa serie di congiunzioni di terra ha accompagnato un cambiamento strutturale molto importante. Abbiamo assistito a molti cambiamenti, sia in campo filosofico che politico, storicamente. È stato un periodo di grande espansione, è stato un periodo caratterizzato anche da un forte materialismo, se vogliamo, no? Quindi anche tutto quello a cui abbiamo assistito, dalla rivoluzione industriale, alla produzione su larga scala, all'aumento demografico, sono tutti elementi che possono essere associati con una certa facilità all'elemento terra. E qui, come vediamo, si sono formate diverse congiunzioni, no? La prima in Vergine, poi. Ne abbiamo avuta un'altra che ha interrotto, diciamo così, la sequenza, è diventata un po' meno pulita, si è formata a fine Ariete anziché in Toro, poi dalla terza stabilmente nei segni di terra, quindi in Capricorno la terza, la quarta in Vergine, la quinta in Toro, la sesta in Capricorno, la settima in Vergine e poi così via. Bene, questa serie di congiunzioni nei segni di terra si è conclusa con la congiunzione del 2000 nel segno del toro. Questa del 2020 è di fatto la prima congiunzione stabile nei segni d'aria, anche se c'è stata una prima parentesi nel segno della bilancia tra 1980 e 1981. Dal 2020 in avanti avremo una serie di congiunzioni a intervalli di circa 20 anni l'una dall'altra, che ci accompagneranno appunto per 2 secoli. E quindi siamo davvero prossimi ormai all'inizio di un ciclo secolare importante che segna un cambiamento strutturale significativo, un po' come quello che è avvenuto a inizio 800, e stiamo vedendo molti sintomi, no, di questo passaggio. Siamo in una fase di crisi, molti schemi, molte idee, diciamo così, molti approcci si stanno dimostrando inadeguati, no, ad affrontare il momento attuale. Quindi ci stiamo preparando ad adottare nuovi approcci, ad avvicinarci in maniera diversa, ecco, alla realtà. Bene, che cosa implica questo? Implica, scusate, ho sbagliato, ecco qua, qui ci dimostra la figura. Cioè, che implica questo? Implica che intanto ci troveremo ad affrontare un passaggio, un momento critico, che sì, non abbiamo mai conosciuto esattamente in questi termini, ma che si è già vissuto in passato. Perché, come dicevo, ogni 2 secoli e qualcosa si completa la serie di congiunzioni nella stessa triplicità, e ognuna di queste serie di congiunzioni corrisponde a un periodo storico particolare. Al termine di questi 4 periodi, di poco più di 2 secoli l'uno, riprende il ciclo da capo. Quindi si distingue in astrologia tra le congiunzioni minori, che sono quelle di Giove-Saturno ogni 20 anni, e quelle medie, che segnano il passaggio da una triplicità all'altra, che si verificano dopo poco più di 2 secoli, a quelle grandi, che si formano dopo 8-9 secoli. Ci sono stati quindi dei precedenti. Ora, il primo precedente, a questa serie di congiunzioni nei segni d'aria a cui stiamo per assistere, si è formata circa nel 1186, ecco, tra 1186 e 1206. Anche in quel caso c'è stato ci sono state 2 congiunzioni in segni d'aria che hanno segnato appunto l'inizio di questa serie. Questa serie di congiunzioni nella triplicità d'aria si è conclusa nel 1400 indicativamente. Quindi, a grandi linee, che cosa ci possiamo aspettare? Le stesse cose che sono accadute nel periodo del tardo Medioevo, basso Medioevo? No, non esattamente le stesse cose, per fortuna. Però ci sono sicuramente delle analogie. Ora come allora ci troviamo in una fase di passaggio,
E possiamo cercare di intuire qualcosa sull'evoluzione, no, del periodo, anche andando a vedere cosa è accaduto in quella fase. Abbiamo diversi riferimenti di tipo storico e anche filosofico e culturale. Quello che si può dire è che quel periodo ha segnato un momento di rielaborazione molto profonda di quello che è stato l'approccio alla realtà. E ha preparato le basi poi per un grande cambiamento, un cambiamento significativo e molto profondo che ha riguardato sia il campo filosofico che politico. E abbiamo visto in quel periodo la formazione di stati che poi si sono evoluti nel tempo fino ad assumere una forma prossima a quella attuale. Ci sono stati anche dei momenti molto critici, la peste che ha devastato l'Europa in quei secoli, grazie al cielo, non credo si ripresenterà nelle stesse forme, con la stessa intensità, però è molto probabile che anche in questa occasione ci si debba di nuovo riabituare alle richieste che ci arrivano dall'esterno. Quindi, in sintesi, cosa ci possiamo attendere? Non siamo di fronte ad un cambiamento. Un attimo, vedo qualche commento. Ecco qua. Sì, vedo che c'è qualche commentino. Se avete delle domande, fatele pure liberamente, così rendiamo almeno un pochino più interattiva la diretta. Dicevo appunto, questo passaggio. Cosa ci può dire? Che cosa ci possiamo attendere? Sento in giro spesso molti fare riferimento all'età dell'acquario come un'età particolarmente promettente, interessante, significativa. Secondo alcuni, questa congiunzione accompagna l'inizio di questa era, ma in realtà si tratta di due cose diverse, che è bene chiarire in questo momento perché insomma, ne abbiamo l'occasione. Intanto, quando si parla di ere, si fa riferimento al passaggio del punto equinoziale sullo sfondo di diverse costellazioni. E a seconda di quello che viene considerato il punto di inizio delle costellazioni, possiamo già essere nell'età dell'acquario oppure ci entreremo alla fine di questa serie di grandi congiunzioni, quindi tra circa 2 secoli. Perché questa differenza? Perché gli antichi astrologi proponevano come punti nella sfera celeste da cui iniziare questo conteggio sostanzialmente 2 stelle. Alcuni puntavano su Regulus, altri su Aldebaran, facendo coincidere Regulus con l'inizio della costellazione del Leone e Aldebaran con il 15° grado della costellazione del Toro. Siccome non sono perfettamente allineati questi 2 punti, considerare l'uno come punto di partenza o l'altro fa slittare l'inizio dell'era dell'acquario di un paio di secoli. Quindi, di fatto, questa è una congiunzione tra Giove e Saturno in acquario che nulla ha a che vedere con l'era dell'acquario di per sé. C'è una possibilità di sovrapporre, cioè di veder sovrapporre almeno in parte questi due periodi, ma di fatto non c'è una correlazione stretta. E si tratta di 2 fenomeni comunque separati e non davvero senza nessun rapporto particolare tra loro, se non ecco, il rimando al segno dell'acquario, nel quale si forma questa congiunzione tra Giove e Saturno. Ecco, siccome si tratta di un ciclo molto lungo, è difficile riuscire a sintetizzare tutto quello che capiterà nei prossimi 2 secoli, però possiamo cominciare a esaminare insieme il tema di luna nuova che si è formato oggi, un'eclissi per determinati luoghi del mondo e semplicemente un novilunio per il nostro paese. Ora inserisco questo tema del novilunio e cominciamo a guardarlo insieme perché ci darà delle indicazioni sia sull'inverno, che appunto sta per iniziare tra una settimana, sia per il periodo di 20 anni, che è segnato cioè il cui inizio è segnato dalla congiunzione Giove-Saturno che si formerà appunto il 21, quindi subito dopo l'ingresso del Sole nel segno del Capricorno, e quindi quasi in concomitanza con l'inizio della stagione invernale.
chiedo se appunto a chi ci ascolta se sia effettivamente tutto chiaro fino a questo punto, e nel frattempo puoi proseguire. Chiaramente ci fossero delle domande, mettele tranquillamente qui e poi provvederemo a rispondere. Sì, anche perché si tratta comunque di elementi piuttosto non difficili, ma complessi sì, perché è necessario vederli nelle relazioni che reciprocamente gli elementi formano. Ecco, io sto cercando di condividere un'immagine che anche in questo caso non si vede, la ricondivido. Sì, c'era il così. Monolite o monolite, che dire se lo di evoluzione. Adesso ci andiamo. Ecco, e mostro la figura dell'eclissi di oggi. Dovreste vederla adesso, ecco qua. E in questa immagine si vede il percorso dell'eclissi solare di oggi. La linea rossa è la linea in cui l'eclissi nella sua totalità, no? E quindi, come vedete, attraverso l'Argentina, dalle nostre parti non si è visto assolutamente nulla, e quindi chiaramente gli effetti, diciamo così, più immediati, più significativi, seguendo quella che è la tradizione astrologica, dovrebbero manifestarsi nelle zone di visibilità dell'eclissi. Sappiamo che non è soltanto così, perché ci sono effetti misurabili e riconoscibili anche alle nostre latitudini. Tra l'altro oggi, curiosamente, come mi è stato fatto notare da un amico e collaboratore, Paolo Nardovino, c'è stata una singolare concomitanza tra l'eclissi di Sole, che ha coinvolto anche Mercurio, astro legato alla comunicazione in senso lato, e il blocco di Google, quindi di questo gigante informatico, che ha provocato il panico, no? In molti utenti. Molte lezioni a distanza sono saltate, ci sono stati diversi problemi, migliaia di segnalazioni comunque del problema in tutta Europa, problema che poi è stato risolto in pochissimo tempo. Però è stato interessante notare la concomitanza, adesso vedremo perché, appunto l'eclissi non era visibile anche qui da noi, ma gli effetti li abbiamo sentiti anche noi, seppur per poco tempo. Mostro tra pochissimo, ecco l'immagine del novilunio, tentando di nuovo la condivisione, ce la faremo. Eccolo qui. Quasi. Sempre lo stesso aspetto che condiziona in qualche modo la... Sì, ma perché l'eclissi, colpa dell'eclissi. Allora cerchiamo adesso di riaprirla. Eccola qua. Perfetto. Dunque, si dovrebbe vedere ora il tema dell'eclissi. Sì, è qui. Ora cerco di mettere la piena pagina per dare un po' di visibilità in più al fenomeno. Ecco, qui vedete il Sole e la Luna al momento del novilunio, calcolato per Roma, quindi non eclissi qui in Italia, ma semplicemente un novilunio. E vedete il coinvolgimento di Mercurio in questa figura. Mercurio è vicino alla Luna, è vicino al Sole, e Mercurio è l'astro che governa appunto tutti i processi di comunicazione, quindi semplicemente dai trasporti alla comunicazione per posta, per radio, tutti gli strumenti di comunicazione sono legati all'azione di questo pianeta. Qui, nella giornata di oggi, oltre al coinvolgimento di Mercurio nella figura dell'eclissi, vediamo anche la formazione di una relazione molto stretta tra Mercurio e Marte, e naturalmente anche tra Sole e Luna, i luminari e Marte. Cosa ci dice questo? Marte è un astro molto dinamico, e di solito dalle combinazioni Mercurio-Marte emergono delle problematiche di un certo tipo, e la combinazione che può essere associata in qualche modo agli incidenti o ai tentativi di manipolazione dell'informazione. E pare che, tra l'altro, quello che è accaduto oggi non sia il semplice frutto di un incidente, ma proprio l'esito di un'azione deliberata da parte di un team nutrito di pirati informatici. È un trigono, e noi sappiamo in astrologia che
lavorando con le distanze, insomma, seguendo le distanze planetarie tra gli elementi del tema, si possono intuire anche le modalità di relazione tra questi astri, no? E di solito il trigono, ovvero la distanza di 120 gradi tra due punti, viene associata ad una manifestazione positiva quasi, no? Delle qualità degli astri coinvolti. Non è sempre così, anzi, possiamo dire in generale che è semplicemente una forma di comunicazione efficace che permette agli astri di esprimersi senza grossi impedimenti. Quindi possiamo dire che Marte in questo caso può aver rappresentato anche l'azione deliberata dei pirati, no? Volta ad interrompere la comunicazione, ma possiamo anche dire che la stessa relazione tra questi due pianeti ha consentito ai tecnici, agli informatici di Google di porre rimedio alla situazione in poco tempo. Faccio questa premessa perché episodi di questo genere non saranno isolati nel corso dei prossimi mesi, anzi, temo possa verificarsi una serie di episodi, magari non così frequenti, ma sicuramente immagino che continueranno, ecco, anche abbastanza lungo. Operazioni paragonabili a quelle di chi fa guerriglia, ecco, quindi incursioni molto rapide con varie operazioni di sabotaggio, così possono vedere anche così questi effetti, questi aspetti. Ci sono anche molte altre combinazioni, molte altre relazioni. L'aspetto più significativo è quello del Sole, della Luna e di Mercurio in aspetto a Marte, ma abbiamo anche una combinazione tra Marte, Saturno e Giove che andrà a ripetere lo schema che si è già formato la scorsa primavera e che, ahinoi, ha segnato l'inizio di questo periodo particolarmente complesso, no? Che ci sta accompagnando, periodo che ha visto sostanzialmente una grossa riduzione di quella che è l'attività di molti di noi, il movimento, gli spostamenti. Quindi in questo tema sono presenti degli schemi, delle combinazioni che creano l'ambiente all'interno del quale si forma questa congiunzione Giove-Saturno. Quindi quello che vediamo in questo grafico ci accompagnerà per un periodo piuttosto lungo, dicevo prima una ventina d'anni circa, perché Giove-Saturno fanno congiunzione insomma, ogni 20 anni in segni che appartengono alla stessa triplicità. E quindi dal 2020 fino al 2040 si sentiranno anche gli effetti di questo schema. Fortunatamente non sempre con la stessa intensità, non con le stesse modalità, ma almeno per un periodo di circa 4 anni e mezzo, 5 anni, gli effetti di questo schema si sentiranno in maniera abbastanza significativa. Perché 4 anni e mezzo, 5 anni? Perché, così come è vero che questo ciclo ha una durata ventennale, se dividiamo questo periodo di 20 anni in 4 parti, otteniamo circa 5 anni, che rappresentano un quarto di questo percorso, come se fosse un po' una stagione del ciclo Giove-Saturno. Così come in un anno abbiamo 4 stagioni, così possiamo dividere qualunque ciclo in 4 parti, per avere quindi un quadrante, una descrizione di quella che può essere una fase, no? Del ciclo, e quindi un termine di un movimento. Così come possiamo dire che l'estate segna allo stesso tempo la fine del periodo primaverile e l'inizio di una nuova stagione, così vale anche per questi quadranti, no? Quindi ogni intervallo di 5 anni rappresenta una fase dello sviluppo complessivo del ciclo. Ecco, quindi che cosa ci dà questo ciclo? Qui vedete che Giove e Saturno sono congiunti, o meglio, qui in figura non sono congiunti, sono quasi in congiunzione, sono alla fine del segno del Capricorno, ma tra una settimana faranno il loro ingresso in acquario e si congiungeranno. Tra l'altro, se ne avrete la possibilità, vi consiglio di osservare la combinazione, perché è rara, siamo fortunati, abbiamo la possibilità di osservarla, perché non sono troppo vicini al Sole, quindi sarà possibile osservare nel cielo serale. Quindi dopo il tramonto del sole, non tanto dopo, avremo la possibilità di vederli insomma, verso ovest, molto vicini.
e quindi quasi sovrapposti. Ecco, in questa congiunzione in un segno d'aria che cosa ci dà? In generale possiamo capire che cosa possano promettere questi due pianeti se pensiamo alla loro natura. Saturno è il pianeta che governa le strutture solide, stabili. Nel corpo umano, sapete, Saturno governa lo scheletro. Assieme alla Luna governa la pelle, quindi anche ciò che ci separa dagli altri, ma al tempo stesso anche ciò che ci sostiene. Giove rappresenta invece il soffio vitale, lo slancio, no? Giove indica anche lo sguardo verso il futuro, Saturno lo sguardo verso il passato, e dalla combinazione di questi due pianeti abbiamo la possibilità di seguire i cambiamenti socioculturali, politici e strutturali che ci accompagneranno per un certo periodo. Quindi questa congiunzione segna appunto un nuovo inizio, in cui però sarà Saturno a dettare il passo. Perché Saturno? Perché intanto questa congiunzione si forma in uno dei segni governati da Saturno, che è quello dell'acquario, e poi perché è una condizione di dominio anche per altre questioni astronomiche che non sto qui a descrivere. Prendetela così come un atto di fede. Saturno sarà più forte in questa combinazione, anche perché il gruppo di tre segni d'aria viene governato insieme da Saturno e da Mercurio. Quindi qui Saturno possiamo dire che in acquario ha più dignità e perciò è un astro più incisivo. Quali saranno gli effetti? Saturno sappiamo che è un pianeta che ha bisogno di mettere ordine, di strutturare, ha bisogno di strutturare, ha bisogno di creare delle routine, degli automatismi. E quindi quello che emergerà, e già lo stiamo vedendo, insomma, in tanti modi, sarà un po' questa spinta verso la ricerca di automatismi, di meccanismi di controllo, della creazione di routine. La stessa limitazione che già stiamo patendo in questo periodo, non cesserà, per il semplice motivo che appunto Saturno opera in questo modo. Provate a pensare a quelli che sono gli effetti nella vita di ogni giorno. Noi usiamo tutti dei computer e i computer vengono, diciamo così, utilizzati soprattutto per effettuare dei calcoli. Sono dei calcolatori, seguono delle routine ben precise. Noi stessi durante la giornata rispondiamo in gran parte degli automatismi. Abbiamo acquisito una serie di comportamenti, beh, dittatura, speriamo di no. Dicevo, abbiamo insomma, imparato a eseguire una serie di automatismi in un certo modo, e questo è quello che ci insegna a fare Saturno. Ed è utile questo tipo di funzione per certi aspetti, perché ci consente di risparmiare molto tempo. Cioè, provate a immaginare che cosa accadrebbe se dovessimo ogni giorno reimparare da capo a camminare, a parlare, a esprimerci in un certo modo. Lo facciamo in maniera automatica. E questi sono gli aspetti positivi: risparmiamo tempo, siamo più efficienti e produttivi. L'aspetto negativo è appunto lo stesso: tendiamo a rispondere in maniera automatica e quindi non ci apriamo al nuovo. E questo è il motivo per cui dicevo prima che Saturno è molto abile nell'aiutarci a, cioè molto utile nell'aiutarci a scovare qualcosa che non funziona. Quindi a farci fare dei test legati all'efficienza, lo è meno però per prevedere dei cambiamenti futuri, perché appunto il suo sguardo è orientato verso il passato e non verso il futuro. Di cosa ha bisogno Saturno? Ha bisogno assolutamente di questa spinta di Giove, che piano piano prenderà spazio. Non lo farà subito, ma come dicevo in apertura, nel corso del tempo, via via porterà il suo soffio vitale all'interno di questa struttura. All'inizio tenderemo a vivere soprattutto gli effetti limitanti, come già vediamo da diversi mesi. Il fatto che ci sia questa combinazione di quadratura, no, tra Marte e Saturno, ora mi riporto un attimo sulla figura. Qui vedete, Marte si trova nel segno dell'Ariete. Andrà a formare una quadratura con Giove e con Saturno verso la metà di gennaio, insomma, adesso non ricordo esattamente la data, ma a inizio 2021.
Abbiamo già avuto un esempio dell'azione di questa combinazione nei mesi scorsi. In un gruppo di astrologia mondiale che ho seguito, ma anche confrontandomi con altri studiosi della materia, abbiamo provato a setacciare, no? Tra tutte le possibili manifestazioni di questo schema, quella che ci è sembrata comunque più evidente. E siccome Marte è legato all'idea del movimento e Saturno è legato all'idea del blocco, della stasi, abbiamo visto appunto nella limitazione del movimento e dell'attività l'effetto principale di questo schema. Perciò nelle prime fasi di questo ciclo possiamo dire che questa tendenza continuerà e sarà difficile vedere un grande cambiamento, una grande spinta in avanti, insomma, almeno credo fino all'ingresso poi di Marte nel segno dei Gemelli, cosa che avverrà indicativamente a marzo, insomma, in primavera. Quindi avremo un avvio un po' lento, un po' stentato. Però la combinazione tra il Sole, Marte, la Luna e Mercurio ci dice anche un'altra cosa. È vero che ci sarà questo inizio stentato, ma poi si prenderà il via, ci sarà una ripresa dell'attività, del movimento, sempre però sotto l'attento sguardo di Saturno. Non ha quindi sempre un'azione negativa questo pianeta. Diciamo che quello che vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà un tentativo di rimettere ordine in una situazione che di fatto è particolarmente complessa. E il lavoro che verrà svolto da Saturno sarà appunto questo: ci aiuterà a individuare quelle strutture, quegli schemi di comportamento individuali, collettivi che funzionano e ci spingerà ad abbandonare quelli che non funzionano. E questo percorso non sarà facilissimo, perché la tendenza da parte di alcuni a esercitare un controllo maggiore sarà particolarmente evidente. Insomma, starà poi a noi mediare con questa spinta per trovare diciamo così, un'espressione più creativa e più intelligente, che vada oltre il tentativo di controllare e di limitare. L'azione di Saturno, dicevo, non è negativa. Anche se spesso viene presentato un po' come un brutto diavolo, perché ci mette di fronte ai nostri limiti, alla nostra inadeguatezza, no? E quindi che cosa ci può insegnare Saturno? Cerco di spiegarlo con qualche esempio, con qualche metafora. Ogni tanto qualcuno mi viene bene, altre volte un po' meno, ma ci provo. Prego, prego. Siamo in inverno. E a Dio piacendo, magari potrebbe anche nevicare, no? Insomma, tra non molto. Di nuovo, abbiamo visto qualche fiocco di neve, almeno qui a Torino, un paio di settimana fa, non ricordo neanche più, la memoria mi sta lasciando, funzione saturnina. Comunque, cosa succede quando nevica? Vediamo che l'acqua prende una forma solida. Ed è Saturno, tra i suoi principi astratti, appunto Saturno governa anche le basse temperature, è legato all'idea del freddo, ma anche della forma dei solidi, no? Quindi Saturno indica tutto ciò che è solido e ha questa funzione, cioè quella di far precipitare ciò che è presente in potenza, mostrandoci la vera natura, la vera struttura. Delle cose. Allora, gli effetti principali quali sono? Immediatamente ci mette di fronte a qualcosa che normalmente non vediamo e per farlo arriva a cristallizzare, a fermare il flusso vitale, quindi per esempio bloccando l'immagine dell'acqua dando una forma ben definita, oppure quando tocca la nostra vita, impedendoci di progredire, impedendoci di muoverci, impedendoci di agire. Saturno manifesta le sue qualità. Qualità che sono particolarmente, ecco, di nuovo sbagliato, scusatemi, ecco, qualità che sono non ce la fa, deve imparare, ecco, qualità che sono particolarmente mal viste, ecco,
in un periodo come quello attuale, in cui siamo abituati a fare tantissime cose. Ecco, Saturno fa il contrario, ci obbliga spesso a fermarci per riflettere e per avere una piena coscienza di quello che andiamo a fare. E uno degli effetti che abbiamo imparato a riconoscere, no, dell'azione di Saturno nell'ultimo anno è stato appunto questo: abbiamo avuto minori possibilità di movimento, minori possibilità di azione in generale, e molti di noi sono stati costretti a riflettere più del normale. Su alcuni questo ha prodotto un effetto devastante, perché non abituati comunque a gestire il tempo, certamente sono trovati a disagio, però ci sono anche degli effetti naturalmente positivi, perché questo ci ha aiutato e ci sta aiutando a mettere a fuoco quello che conta davvero. Diciamo che la funzione quindi di Saturno in questa prima fase sarà questa, quindi aiutarci a capire ciò che conta sul serio e ci aiuterà a lavorare sugli elementi più importanti, più significativi, e questo varrà sia a livello personale che collettivo. A livello collettivo cosa ci possiamo aspettare con uno schema del genere? Qui noi siamo in Italia, questo è un tema costruito per Roma e non per Parigi o per Londra o per New York o altro. E quindi ci sono delle relazioni specifiche che riguardano questo paese e che non riguardano invece altre parti del mondo. Qui nel tema di queste eclissi non troviamo nessun pianeta visibile a occhio nudo in nessuno dei settori angolari del tema, cioè in casa prima, decima, settima, quarta non troviamo niente. Questo non significa che non capiterà nulla, ma significa presumibilmente, è anche facile questo da immaginare, che non saremo motore di nessun grande cambiamento, insomma sostanzialmente verremo trainati dagli altri, quindi non saremo parte particolarmente attiva in questo processo. C'è una domanda nel frattempo che appunto risulta essere attinente a questo discorso: Nettuno inquadrato al Sole, alla Luna e a Mercurio, come va interpretato? Allora, io qui ho inserito nella figura anche i pianeti transaturniani. Io tendo a lavorare principalmente con quelli visibili a occhio nudo, quindi quelli fino a Saturno, però c'è anche Nettuno e proviamo ad azzardare un'interpretazione. Qui Nettuno è in una casa angolare e Nettuno non è un astro attivo, quindi questo è il motivo anche per cui prima parlavo di un nostro ruolo sicuramente secondario in questo processo cui si è fatto riferimento prima. Beh, una quadratura di Nettuno a Mercurio e a Sole e Luna può manifestarsi in tanti modi, ma principalmente penso contribuirà a rendere piuttosto nebulosa e confusa l'azione a livello collettivo. Lo vediamo già da un po', quindi non è difficile immaginare che non avremo una guida particolarmente attenta, razionale, illuminata e pienamente cosciente. Nettuno è un astro che di solito ci fa cadere un po' preda di così, delle illusioni o comunque di idee non basate su qualcosa di concreto. Può essere anche un astro che ci dà una grande ispirazione, ma in una condizione come la nostra credo sia più probabile aspettarsi un altro tipo di manifestazione, quindi probabilmente saremo molto poco attivi. Ecco, diciamo così, la tendenza di Nettuno è un po' questa, quella di portarci a fuggire un po', no? da quella che è la realtà. Molti si rifugiano, parlo del piano individuale, sotto l'azione di Nettuno spesso si vedono le persone, vedo adesso un nome, adesso non so il riferimento, dicevo comunque, vedo molte persone che tendono a cadere un po' vittima dell'autoillusione, quindi tendono a portare la propria attenzione verso fenomeni non concreti, non tangibili, a perdersi un po' nella dimensione del sogno, dell'immaginazione, a volte anche sterile.
Sono rari i casi in cui si può assistere ad una grande ispirazione. Ci sono casi, per esempio, anche di medium molto ispirati e sicuramente molto attenti e caratterizzati da una relazione tra Nettuno e Mercurio, ma a livello collettivo questo tipo di schema lo vedo più che altro come la tendenza ad avere una guida poco concreta. C'è una domanda interessante proprio in merito a questo aspetto. La domanda è la seguente: potrebbe essere associato ad un aumento del disagio psicologico? Mi auguro di no, ma temo di sì, ma più che altro per Sentita questa frase? ecco, un senso di smarrimento. Sì. Questo sì, questa sì può essere una lettura, certo, tra le tante può essere anche una lettura. C'è un'altra combinazione, oltre a quelle che stiamo mettendo in evidenza, perché abbiamo visto Sole, Luna, Mercurio in aspetto stretto a Marte e anche in aspetto stretto a Nettuno. L'aspetto stretto a Marte è più legato ad un dinamismo, a volte anche disordinato, però ha una grande voglia di fare. Non dimentichiamo un punto essenziale in questo schema. Qui Marte ha ripreso da poco il moto diretto, quindi è ancora un Marte che sta ingranando, no? È come un treno che sta appena partendo, sta appena uscendo dalla stazione, deve prendere velocità e quindi esprimerà nel corso degli anni una grande spinta. Si scontrerà di nuovo contro i limiti saturnini, però rimane in questo grafico ed è molto evidente questa volontà di agire. E certo che le altre combinazioni sono di scarso aiuto, ecco, perché non intervengono in maniera dinamica e propositiva né Giove né gli altri elementi. Giove cade ancora un po' sotto questo giogo saturnino e quindi ancora non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Possiamo dire questo, quello che manca a questa spinta marziale è una visione e questa visione ancora non è emersa. E quindi si tenderà a rispondere maggiormente alle istanze saturnine, che sono quelle del bisogno di controllare la realtà. Non dimentichiamoci che Saturno tende ad esprimersi anche in tutte quelle attività che ci aiutano a mantenere il controllo sulla realtà stessa, attraverso l'uso di tecniche, scienze, e attraverso l'uso di modelli che in qualche modo ci rassicurano e ci impediscono di cadere vittime dell'angoscia, no? Quindi Saturno che ci dà dei riferimenti molto precisi. E la tendenza sarà un po', almeno quella inizialmente, a cercare rassicurazione nelle cose che ognuno di noi può trovare. Spero non capiti qualcosa di simile a ciò che è avvenuto nella nostra penisola in occasione della serie di congiunzioni della triplicità precedente, dove l'Italia era divisa in blocchi, prima comuni, poi i singoli regni nei quali era divisa la nostra penisola. E il timore è che di nuovo si possa andare verso la creazione di piccoli nuclei senza una visione di insieme, una visione di insieme che potrebbe essere data invece da Giove. Quindi Saturno tenderà a creare tanti piccoli nuclei poco collegati agli altri, quindi l'idea di una divisione ulteriore credo possa trovare spazio con questo tipo di quadro. C'è anche un'altra relazione, che è quella tra Venere, Giove e Saturno, che trovo interessante perché permette di attenuare quelle combinazioni invece più critiche che abbiamo visto prima, che sono quelle che vedranno comunque Saturno giocare un ruolo di primo piano assieme a Marte. E diciamo, il fatto che intervenga anche Venere in combinazione, quindi in aspetto sia Giove che Saturno, renderà il quadro un po' meno aspro. Quindi, tutto sommato, cosa si può dire? Questa è una congiunzione che si manifesterà i suoi effetti, soprattutto congiunzione Sole-Luna, chiedo scusa, questo nubilunio manifesterà i suoi effetti soprattutto nel corso della stagione invernale. Però c'è
ci accompagnerà un po' come un eco anche nel corso degli anni a venire, in maniera più o meno evidente, naturalmente ritmata anche dalle altre combinazioni. Diciamo che è un periodo in cui si toglieranno molti, scusatemi, cambieranno molti schemi e rimarrà soltanto quello che funziona veramente. Credo e temo che almeno all'inizio si possa andare verso una ulteriore limitazione di quelle che sono le libertà personali e la capacità anche di avviare nuove iniziative, proprio perché la funzione saturnina è anche questa, cioè quella di aiutarci a focalizzare bene la direzione verso la quale muoverci. Quindi è un astro che ci aiuta a delimitare strade e percorsi, e quindi a focalizzarci su ciò che veramente conta. Quindi nella prima fase credo che la tendenza fondamentale sarà questa, ma non c'è da stupirsi più di tanto, perché se siamo stati tutti nello stesso paese nel corso dell'ultimo anno, abbiamo visto che effettivamente sta già capitando qualcosa di simile, no? Ci sono delle domande, delle richieste particolari su questa figura, su altre? Fossero delle curiosità su questo tema, o comunque sia anche sull'interpretazione del grafico di Sì. Sì, qualsiasi dato, noi siamo qui apposta per rispondere. perché abbiamo ancora una decina di minuti, insomma, approssimativamente, quindi direi che se ci sono domande o richieste anche sulla serie dei cicli Giove-Saturno, direi che possiamo darci. Certo. Intanto, mentre appunto qualora ci fossero delle domande, le possono scrivere. Se vuoi, possiamo ricordare appunto la data del 30 dicembre. Sì, bravo. Magari ricordare, appunto, saremo ospiti di Anna. Intanto salutiamo. E per fare appunto una panoramica sull'anno astrologico che sarà appunto quello del 2021. Esatto, e parleremo degli effetti che potranno esserci, insomma, sui singoli gruppi di segni. Chiaramente non potremo fare un lavoro caso per caso, quindi cercheremo di dare delle indicazioni di carattere generale. Ci sarà anche oltre ad Anna ci sarà anche Antonella, che salutiamo, anche qui questa sera non è riuscita ad essere con noi. E, ecco, qui vedo l'ascendente in Cancro, la casa decima nei pesci, hanno un significato? E ce n'è anche una prima. Sì. Lo stellium in sesta casa può indicare la salute? Nettuno potrebbe indicare i vaccini? Tra l'altro, appunto, tematica molto Ok, sì, grazie. Ecco, avete fatto bene a fare queste domande perché ogni tanto qui divago, parto per la tangente. Dunque, lo stellium in sesta può indicare la salute. Qui si parla di temi collettivi e sapete che cambia la disposizione degli astri nelle case a seconda del luogo, però tendenzialmente, visto che questo è un tema di novilunio costruito per Roma, che è la capitale, direi che si può utilizzare come base anche per avere delle indicazioni di carattere generale sull'andamento. La sesta casa viene considerata, ha un rapporto naturalmente sulla salute, ma non soltanto, è una casa cadente, e quindi una casa che di solito è meno efficace rispetto ad altre, ma fermandoci su quelli che possono essere significati generali, la casa sesta indica una posizione subordinata, quindi non attiva, e questo già ci dice che dipenderemo ancora e più del solito dalle decisioni altrui, e quindi il nostro ruolo non sarà particolarmente attivo di primo piano, ma su questo anche qui c'è poco da stupirsi. Cosa può indicare? Sì, può avere un riferimento in generale alla situazione di crisi nella quale ci si trova, e quel Nettuno in decima può avere un rapporto con i vaccini. Ma sì e no, allora Nettuno viene associato da alcuni, secondo me in maniera impropria, ai virus o alle infezioni. Dico in maniera impropria perché non credo che un singolo astro possa da solo dare delle indicazioni in tal senso, però certamente nelle combinazioni con altri pianeti qualcosa dice. Sì, Nettuno viene associato in generale ai farmaci, ma anche ai veleni, alle sostanze che generano dipendenza in qualche modo.
può effettivamente dare delle indicazioni di questo tipo. Io personalmente non lo vedo così legato all'azione di un vaccino, se si intende appunto il vaccino come qualcosa che può aiutarci nel percorso di guarigione, no? Percorso di salute in generale. Vedrei meglio, ecco, una combinazione che coinvolga in qualche misura anche Venere e Giove, se si pensa ad un effetto positivo del vaccino. Quel Nettuno in decima lo associerei più che all'azione del vaccino di per sé, a questa guida confusa e vaga e nebulosa che abbiamo, e quindi forse ad un'assenza di direzione ben definita, ben focalizzata. Seconda domanda, l'ascendente in cancro e la casa decima nei pesci hanno un significato? Tutto ha un significato, il fatto che siano in cancro in pesci, ecco, ci può dire delle cose importanti. Prima non l'ho detto, ma è bene che ci sia questa domanda. Allora, il fatto che si formino delle configurazioni particolari in certi segni e che certi segni vengano messi in evidenza, non è privo di significato, anzi, se le persone che occupano una posizione di primo piano nel nostro paese, per esempio, il capo del governo o un politico di primo piano o comunque una figura che svolge un ruolo significativo, beh, il fatto che questa persona abbia o meno degli astri, per esempio in cancro o in pesci, può mettere una condizione di agire con minori impedimenti o comunque potrebbe mettere la persona nella condizione di farsi carico di un cambiamento, di un processo. Quindi sì, hanno un significato, ma soprattutto per questo. Poi ci sono anche naturalmente delle stelle che vengono a trovarsi agli angoli del tema e che quindi possono contribuire a definire il quadro. Per esempio, qui al medio cielo, non lontano appunto dal medio cielo, c'è una stella, dovrebbe trovarsi da quelle parti lì, dovrebbe culminare lì. Che è Fomalhaut, che è una stella luminosa, molto, molto luminosa, che si trova nella costellazione dei pesci australi e che si sovrappone in questo caso anche al segno zodiacale dei pesci. È una stella benefica, che quindi dovrebbe aiutarci in qualche maniera a sfangarla anche questa volta. Insomma, questo per rassicurare un pochino. Quindi sì, però adesso in linea generale possiamo dire che chi ha valori cancro e pesci probabilmente riuscirà a interagire con la corrente collettiva che è venuta a crearsi e quindi a farsi carico di una serie di attività. L'esito positivo o negativo dipende naturalmente dalla comparazione di tanti, tanti fattori. Perfetto, poi terza domanda e poi successivamente passerei a un'altra questione, perché vedo che appunto c'è una discussione a livello di commenti sull'entità di prima Nettuno Ok. e poi Plutone, però andando invece con ordine passerei a questa, al quesito che è appunto, mi piace molto perché c'è sia un ciao sia un grazie, e ciao, Giove e Saturno connessi che effetto hanno sulle memorie, che appunto può essere un quesito in più. Memorie di chi? Dunque, in generale possiamo dire questo, che Saturno ci aiuta a immagazzinare i dati e a strutturarli. E Giove tenerli uniti insieme, a legarli in qualche maniera. Per fare un esempio, se avessimo una grande libreria, Saturno ci aiuterebbe a collocare i volumi su uno scaffale preciso, ordinato, seguendo un ordine particolare preciso. Giove ci aiuterebbe a creare una serie di collegamenti, anche di tipo ipertestuale. Ecco, quindi diciamo che dalla combinazione Giove-Saturno potrebbe emergere uno schema più ricco, quindi con più relazioni. Pensate alla differenza che c'è tra un libro stampato e un ipertesto. E un ipertesto lo vedo più associato, per esempio, alle qualità di Giove, perché permette di creare collegamenti e ponti in maniera più elastica e più dinamica, mentre la struttura è quella saturnina. Quindi direi che dall'unione di questi due astri può nascere questo tipo di situazione che porta secondo me ad un arricchimento di entrambi, perché Giove senza la struttura di Saturno,
può agire in maniera meno profonda, e Saturno senza Giove non ha visione e quindi non riesce a immaginare un nuovo futuro. Ne vedo una con Nettuno in sesta, si hanno disturbi immunitari. Può essere, però posso dire che con Nettuno in sesta casa nasce una persona su 12 e dovessimo basarci soltanto su questo elemento, rischieremmo di fare degli errori di valutazione. Certamente in alcuni casi può indicare questo, ma ci vanno tanti altri elementi nel tema, e non è sufficiente soltanto questo elemento. Ok, poi vedo, Sergio, mi leggi tu quella su Plutone? Ok. Perché appunto poi c'era stato appunto poi un'incomprensione all'inizio, però poi ha visto effettivamente la carta. I virus li vedo più Plutone. Nettuno in sesta parla del coronavirus come chimera, una malattia che si manifesta in modi così diversi. Nettuno è l'inafferrabilità di prevedere il discorso, il decoro, scusate, buonanotte, di questa infezione. Sì, sono valutazioni che si possono fare. Mi ricordo semplicemente per una cosa, insomma, Nettuno, così come Plutone, secondo me non può da solo dare delle indicazioni di questo genere. L'azione del virus in qualche maniera credo vada sempre associata in parte anche a Marte. E se pensiamo a ciò che fa un virus, che effettivamente riesce a penetrare all'interno di una cellula, operando in un certo modo, propagandosi poi molto rapidamente, quindi in maniera tipicamente marziale, credo che ecco, si possa pensare più che altro ad una combinazione di azioni planetarie, non semplicemente a un comportamento ascrivibile a Nettuno o a Plutone in astratto. Questo no, secondo me no, ecco, un'opinione personale. Però sì, sono tutte considerazioni che si possono fare. Credo sia preferibile fermarsi su quegli elementi più verificabili, almeno. E poi l'ultima domanda finora. I prossimi 20 anni daranno la spinta verso la libertà e consapevolezza per l'umanità? Magari. Ve lo auguro perché ce n'è un gran bisogno, perché si respira ottusità un po' ovunque. Ma si vede comunque un desiderio di conoscenza che sta diventando sempre più diffuso. Questo immagino di sì. E comunque sì, è anche un auspicio perché questa congiunzione che segna l'inizio di questo percorso nella triplicità d'aria, credo porterà con sé anche un risveglio dal punto di vista filosofico e culturale, un po' come è avvenuto appunto nel basso medioevo, in tardo medioevo. Tra le figure dei filosofi più importanti, vediamo anche quella di Guglielmo de Occam, no? Che ha tentato di portare una grande spinta, insomma, da una parte, portando ad una separazione, no, tra il mondo della fede e il mondo della ragione, però contribuendo insomma a riconoscere i due domini e a coltivarli, a spingerli in maniera diversa rispetto a quanto fatto in precedenza. Quindi credo ci sarà una doppia spinta, da una parte un forte progresso ancora sul piano scientifico e dall'altra anche un recupero della dimensione spirituale, che però non verrà più vista in contrapposizione alla dimensione scientifica. Un po' la sensazione che ho è che ci possa essere questo tipo di effetto. Non nell'immediato, ma senz'altro sì, questi 20 anni ci aiuteranno in questo senso. Prima in maniera non tanto semplice, ma dopo sì. Perfetto. Allora, una riflessione sul pianeta rosso, appunto, ma Marte è un guerriero diretto, il virus è più subdolo. Beh, è la combinazione, allora, di nuovo è lo stesso discorso di prima, non è solo Marte, è Marte assieme ad altri elementi. L'azione di un virus non può essere rappresentata soltanto da Marte, perché altrimenti a Marte potremmo associare l'arma da fuoco, il raggio laser,
l'azione di un virus, qualsiasi cosa. Ciò che fa Marte in astratto è penetrare dentro qualcosa, quindi entrare nello spazio di qualcun altro. E questo fa effettivamente, è un virus che si trasmette in maniera molto efficace, certamente grazie alla spinta marziale, ma non basta, perché così come il corpo umano è un organismo complesso che deriva dall'interazione di tutte le funzioni planetarie che conosciamo, più chissà quante altre non conosciamo, allo stesso modo anche questi elementi agiscono in questo modo, quindi cooperando con altre funzioni. Sì. Perfetto. Poi invece domanda successiva, non ho forse seguito come questo novilunio potrà avere effetti sui prossimi 20 anni? Ah, ok, sì, forse non l'ho detto, ecco perché. Allora, lo spiego. Hai anche fatto una distinzione. Grazie, ecco, vi ringrazio per le domande perché ogni tanto, insomma, ecco, vorrei dire una cosa e lo dico anche a nome di Sergio. Noi qui non vi vediamo e parlare di fronte ad uno schermo, vedendo soltanto appunto l'immagine di mio figlio lì nel riquadro. A volte è abbastanza spesante e quindi Hai dato dello iniziamo sviluppo, intanto. ti ringrazio. No, parlo per me. Dicevo comunque, perché può avere effetto sui prossimi 20 anni? Per questo motivo, perché diciamo così, nella serie delle tecniche astrologiche che venivano utilizzate, sono state utilizzate nel corso dei secoli, si facevano queste considerazioni, ovvero quando inizia un ciclo tra pianeti lenti, come in questo caso Giove e Saturno, che cosa si può fare per seguirne le dinamiche? Siccome è molto difficile trovare il momento esatto in cui si realizza la congiunzione, si andava a scegliere l'inizio di un ciclo più veloce e più facilmente osservabile che include al suo interno la formazione di questo ciclo maggiore. Quindi, siccome questo è un ciclo che si forma ogni 20 anni, il modo migliore per seguire l'evoluzione e soprattutto il modo migliore per costruire il tema della congiunzione consiste nel costruire un grafico per il momento del novilunio o del plenilunio che precede la formazione di questo fenomeno. E il motivo è questo, quindi un novilunio ha come durata, se un novilunio semplice, di un mese, naturalmente da un mese all'altro termina i suoi effetti. Se si tratta del tema di un'eclissi, ha una durata maggiore, che è di circa un anno e qualcosa, a seconda della durata dell'eclissi stessa in ore. Quindi c'è questa uguaglianza, c'è questa equazione, scusatemi. Nel caso di cicli di lunga durata, come quello Giove-Saturno, si può dire che questa congiunzione, visto che precede questa congiunzione tra Sole e Luna, quindi questo novilunio, visto che precede la formazione della congiunzione, che si esprime nell'arco di 20 anni, questo grafico ci consente di seguire l'evoluzione anche di questo periodo. Il Perfetto. motivo è questo. Bene. Allora, avremmo ancora qui due domande per il momento, una di natura più, diciamo, individuale, personale, invece una appunto sul... Ah, se n'è aggiunta una. Allora, intanto appunto andiamo con ordine. Buonasera, io sono Toro con Marte in Toro e Lilith in Pesci. Verso gennaio ci sarà una congiunzione che mi riguarderà sul livello della salute. Cosa mi aspetta? Quindi domanda abbastanza... Allora, diciamo che è troppo generica come domanda, bisognerebbe naturalmente avere un grafico davanti per un motivo sostanziale. Le tecniche previsionali sono diverse e l'uso dei transiti rappresenta l'ultimo passaggio e non il primo più importante. Quindi non è possibile fare una previsione accurata basandoci soltanto sugli elementi di transito. Questo vorrei fosse chiaro. Il punto che si può sottolineare è questo: il passaggio di Marte in Toro si verifica ogni 2 anni, quindi chiaramente non ci si può aspettare un evento clamoroso ogni 2 anni. Se assieme a questo passaggio si verifica un evento particolare, segnalato per esempio dalle direzioni primarie o da altre tecniche previsionali, allora ci può essere un impatto più evidente. Di norma Marte porta con sé degli eventi associati a fenomeni che si manifestano rapidamente in maniera acuta, come infiammazioni, infezioni, situazioni di questo tipo, che però si risolvono abbastanza in fretta.
ma è troppo generico, io mi auguro non avvenga assolutamente nulla in questo caso. È un passaggio che, ripeto, si forma ogni 2 anni, quindi da solo non è sufficiente a indicare nulla di più, per fortuna. Queste congiunzioni come influiranno economicamente e quali mestieri saranno favoriti? Ecco, allora, di nuovo, per valutare questa correlazione, bisogna fare anche qui un salto indietro, perché le congiunzioni nei segni d'aria si sono formate anche nei secoli scorsi, quindi non possono indicare sempre le stesse cose. Considerando il momento attuale, considerando soprattutto il fatto che questa congiunzione si formerà nella triplicità d'aria, governata da Saturno e Mercurio, beh, ma qui è abbastanza facile, dire, anche senza pensare all'astrologia e tutte quelle professioni che sono associate allo sviluppo tecnologico, scientifico, certamente sono sostenute e favorite. Questo immagino proprio di sì. Poi la domanda, il 21 dicembre 2020 sarà l'inizio di tutto questo? Si parlava appunto prima Allora, il dell'inizio. 21 ci sarà la congiunzione tra Giove e Saturno, il 20 ci sarà l'inizio dell'inverno e il 14 oggi questo novilunio. Quindi possiamo scegliere o la giornata di oggi o quella del 20 come momento di inizio, ma cambia poi poco perché si tratta di cicli che hanno un valore in ogni caso. Il semplice ingresso, cioè la semplice entrata del Sole nel segno del Capricorno, che segna quindi l'inizio della stagione invernale, ha un suo valore, ma ha un valore essenzialmente di tipo solare. La relazione Sole-Luna, che inizia appunto con il novilunio di oggi, comprende anche il luminare notturno, quindi la Luna. E i noviluni, diciamo le fasi lunari, ci possono aiutare più del semplice ingresso del Sole a seguire fenomeni collettivi, quindi quelli che coinvolgono anche la popolazione, ecco, non soltanto magari chi guida e chi governa. Ok, perfetto. L'eclissi ha valenza più collettiva, generale o anche sul singolo individuo? Allora, l'eclissi vale principalmente per il collettivo. Siccome il collettivo è composto anche da individui, siccome ci sono degli individui che entrano in sintonia in maniera più stretta con questo tema, possono essere interessati direttamente anche degli individui. Faccio degli esempi velocissimi. Mi ricordo di qualche anno fa di un'eclissi di sole che si è formata nei pressi del mio sole e che mi ha spaventato molto, per fortuna senza produrre grossi danni. Ma ho notato che persone nate nel mio stesso giorno e mese hanno invece vissuto degli eventi certamente significativi e spiacevoli, perché maggiormente in sintonia con il quadro dell'eclissi rispetto a me. Ho fatto questo esempio personale per dire che non è sufficiente avere il sole magari nello stesso punto dell'eclissi. Però certamente qualcosa può capitare. Ecco, riapro la parentesi aperta all'inizio dell'incontro. L'amico di cui vi parlavo, che mi ha parlato appunto di questa singolare coincidenza tra questo attacco pirata ai danni di Google e il tema di nascita dell'azienda, certamente mi ha fatto un po' pensare, perché effettivamente alcuni punti chiave del tema dell'azienda sono stati sollecitati dall'eclissi di oggi. Si è trattato di un'interruzione di servizio di pochi minuti, però certamente una grande novità rispetto insomma, alla regolarità del servizio offerta nel corso degli ultimi anni, ecco. Quindi sì, ci può essere anche un'interazione stretta a livello più individuale. Perfetto, molto bene. La congiunzione Urano-Lilith-Marte a febbraio nel segno del Toro, cosa comporterà? Finanze? Beh, dipende, anche qui ci sarà come sempre chi farà un sacco di soldi, ci sarà anche chi ne perderà tanti, come sempre. Allora, da sola questa combinazione avrà degli effetti, naturalmente, ma non in tutti i comparti. Ci sono delle relazioni strette tra determinate coppie planetarie e determinate aree. Per esempio, alcuni titoli tecnologici potranno essere interessati maggiormente, oppure altri titoli legati per esempio al
che ne so, alla fluttuazione del prezzo del greggio oppure dei metalli preziosi, eccetera. Ci sono aree differenti e non verranno coinvolte tutte naturalmente da questo tipo di schema. Quindi è troppo generica come combinazione. In qualche caso certamente sì, perché si tratta comunque di un passaggio che va a toccare un segno, quello del toro, tradizionalmente associato all'economia, alla finanza, e molte borse sono nate sotto il segno del toro. Quindi questo passaggio certamente qualche sollecitazione la porterà, diciamo qualche scossone, sì, questo possiamo aspettarcelo, però durerà 2 mesi, ecco, questo transito di Marte in Toro. È possibile fare un'analisi un pochino più accurata, questo sì, ma non facciamo in tempo a farla adesso. Sì, perfetto. Allora, dunque, vediamo. Ok, per la persona nata appunto il 17 marzo 77, se, appunto qualora fosse ancora con noi, ricordiamo appunto che si riprenderà con la lettura dei temi personali da gennaio e speriamo che appunto invece il periodo oscuro passi. E la Sì. Sì, ringraziamo per averci scritto. Un noi ce complimento. la facciamo guardarlo adesso perché appunto esaminare un tema richiede almeno un quarto d'ora, 20 minuti, proprio facendo le cose velocissimamente e siamo in chiusura e non ce la facciamo. Però appunto a gennaio, come ricordava Sergio, potremo farcelo. Intanto, beh, auguri. Assolutamente. Urano in undicesima retrogrado sembra essere l'unico. Cosa può significare? Urano è retrogrado piuttosto spesso e se andiamo a vedere in un tema qualsiasi, nell'arco di un percorso annuale, per un terzo dell'anno rimane in una fase retrograda approssimativamente, quindi molto a spanne, quindi di per sé non ha un valore così rilevante. Qui tra l'altro si trova alla fine del suo moto retrogrado che terminerà tra un mesetto approssimativamente, poco meno di un mese. E come, ecco, possiamo paragonare i pianeti retrogradi in questa fase come a un. C'è un'immagine proposta da un astrologo, adesso non ricordo più chi, forse Volgin, ma non, no, Cardano forse, sì, era Cardano, forse ripreso anche da altri autori, che paragonava l'astro retrogrado che stava per riprendere il moto diretto un po' a un felino, un animale che sta accumulando energia e si prepara a spiccare un balzo in avanti. E qualunque astro alla termine della sua fase di retrogradazione si comporta così. L'ha fatto Marte, che adesso sta riprendendo il moto diretto e come vedete non ha spiccato ancora un balzo formidabile, anzi siamo ancora qui ad aspettare che manifesti i suoi effetti e lo stesso varrà per Urano, quindi non aspettiamoci niente di che, insomma, dal cambio di direzione. Perfetto. Vedo che appunto già il secondo caso, appunto dove ci vengono inviati appunto dei dati per la lettura del tema. Che cosa pensi di fare? Magari li raccogliamo, poi verranno poi letti. Rimarranno comunque nei commenti, quindi li annotiamo senz'altro, però non riusciamo questa sera, magari a gennaio la ripresa, sì, oppure anche vedremo, perché come ricordavi tu, il 30 faremo questo incontro, saremo ospiti di Anna, parleremo in generale degli effetti insomma, dei passaggi del prossimo anno sui singoli segni e se ci sarà tempo e occasione, magari ne guarderemo qualcuno, ma non possiamo garantirlo, quindi non voglio promettere nulla. Cercheremo di riprendere poi questa serie di incontri a gennaio. Perfetto. Allora, 30 dicembre, se vuoi ricordare anche l'ora, così per chi Sempre appunto. alle 9:30 e saremo ospiti del salotto di Anna e quindi vabbè, troverete poi qui sul canale la comunicazione relativa all'incontro. Perfetto, allora aspetto solamente che appunto qualora ci fossero altre domande, appunto vi do questo. Vediamo quest'ultimo tempo per scriverle. Se intanto vuoi fare una riflessione, diciamo, finale sull'incontro di questa sera. Mi stai chiedendo troppo perché non ne ho più. No, no, beh, riflessione intanto, beh, ringrazio loro per la pazienza perché sono diversi gli elementi da valutare, da osservare. Non è facile esaurire
quello che ci sarebbe da dire, insomma, in un'ora o poco più. Abbiamo cercato di dare qualche spunto e soprattutto abbiamo cercato di mettere in evidenza il rapporto che esiste tra i cicli celesti e le dinamiche che viviamo quotidianamente. Il rapporto c'è ed è un rapporto molto, molto stretto. A volte diventa difficile osservarlo perché siamo immersi in questo flusso, un po' come quando si cerca di guardare un dipinto. Ad una distanza eccessivamente limitata, magari col naso sulla tela. Ecco, in quel modo non riusciamo ad avere una visione d'insieme. Con l'astrologia c'è questa possibilità, ovvero si riesce ad acquisire una prospettiva diversa sui fenomeni e a individuare un ordine che magari non è evidente vivendo quotidianamente immersi in questo flusso, però c'è. E dà delle buone soddisfazioni. Prima ho visto qualche domanda anche relativa alla situazione economica e sì, posso dire che ci sono diversi metodi che vengono utilizzati per seguire dinamiche politiche ed economiche, per esempio studiando la nascita di un determinato governo oppure studiando le fluttuazioni di un titolo, di un indice. Qualsiasi cosa, insomma, può essere seguita. L'importante è fare uno studio accurato per cercare di capire a quali cicli si sia agganciato quel particolare fenomeno. Perfetto. Ci sono due riflessioni finali che mi piacerebbe appunto leggere. Allora, leggo per prima, in realtà l'ultima. Dice il 30, se sarà possibile, mi piacerebbe vedere con le qualche cosa sui miei transiti. Ok, va bene. Quindi questo è più indicatore individuale. Invece, per tutti, credo che l'astrologia troverà nel prossimo futuro ampio sviluppo, è difficile ma molto affascinante. Vorrei darti la parola su questo perché appunto uno dei temi dei quali appunto hai discorso, non solo tu, ma anche altri astrologi nel convegno di Exastriscienzia di quest'anno. Quindi se Sì, vuoi è vero. Ma approfondire. sì, è una disciplina interessantissima e spesso insomma, si viene anche derisi, no? Perché molte persone con un atteggiamento a volte un po' superficiale oppure un po' arrogante, ecco, tendono a escludere la possibilità, no, di un'interazione costante tra cielo e terra. Io posso parlare per me, per l'esperienza che ne ho fatto in circa 40 anni di studio, trovo che sia forse, almeno per me, il metodo più utile e più pratico per seguire l'evoluzione degli eventi e soprattutto per prenderne coscienza. Al di là della possibilità di prevedere, gli eventi, cosa che è possibile, in alcuni settori specifici, e credo che sia importantissimo perché ci aiuta davvero a capire che cosa ci stia capitando e perché. E quindi è uno strumento utilissimo per ampliare la coscienza e la conoscenza di sé. Altrimenti diventa difficile, un po' come avere uno specchio che ci rimanda e ci ripete comunque alcune informazioni che altrimenti faremmo fatica a cogliere. È utile per la riflessione, non soltanto per la previsione. E tra l'altro, prima si parlava di un'applicazione pratica, ricordo tra i tanti esempi quelli relativi all'inizio e alla fine di molti governi, all'inizio e alla fine di molte guerre. Chi frequenta i nostri incontri, i nostri gruppi, ha avuto modo, insomma, di vedere molti di questi esempi e altri li pubblicheremo, magari anche qui sul gruppo, negli altri gruppi che seguiamo. Va Perfetto. bene, grazie. Perfetto. E con questo direi che possiamo chiudere l'intervento di questa sera. Ricordo Grazie a voi. E allora vi diamo appuntamento al 30 e se avrete insomma commenti e richieste potete continuare a scriverli nel commento al video. Li leggeremo poi nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Grazie a tutti, vi lascio con la bellissima sigla della nostra rubrica e vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie ancora e buonanotte a tutti. Tamburini Torre per lo spazio che ci ha dato, ovviamente anche a Enrico, ringraziamo anche Enrico Ballantini. Alla prossima.
Grazie. alla prossima con Antonella e con Anna e con Sergio e Enrico, insomma tutti quelli che vorranno per Quanti. parlare del cielo del prossimo anno. Buonanotte a tutti. Grazie ancora.